Allora, siamo arrivati nel momento clou, no? Di questi ciccioli. A questo punto i ciccioli sono stati in cottura per quanto tempo, Rossano? Allora, la caldaia è stata accesa stamattina alle 9:30 e siamo arrivati adesso che sono le 2:30 e il cicciolo ha raggiunto la sua doratura ideale. Una doratura che viene a quanti gradi normalmente? Dai 145 ai 150 gradi, viene sempre tenuto mescolato perché sennò è sollecito a bruciature. Per evitare insomma che ci siano ciccioli bruciacchiati. Poi ovviamente serve il controllo diretto vostro, l'occhio è importante perché avete una esperienza che vi dice quando sono pronti. Esattamente, il colpo d'occhio è sempre la cosa migliore. Una caldaia come questa, che ovviamente cuoce a temperatura sempre costante e che riesce a dare così questa doratura in modo uniforme, quindi anche in questo caso la tecnologia e i processi produttivi insomma negli anni sono migliorati. Certamente, perché una volta partiamo dal presupposto che il cicciolo doveva essere mescolato a mano, diciamo in caldaia, invece adesso abbiamo l'aiuto di organi meccanici che magari dentro anche a qualcosa che era diciamo dove il combustibile era la legna. Esattamente, ecco. Adesso il combustibile è il gas e soprattutto non bisogna stare sempre sulla caldaia a tenerli mescolati. Invece così insomma la cottura siamo quasi sicuri che venga perfetta. Senti, questo è il primo processo diciamo che viene fatto, è la prima lavorazione dopo la cottura. A questo punto cosa succede? Io vedo che insomma il tuo collaboratore sta mescolando questi ciccioli. Esattamente, li sta mescolando dentro a questo cestello di rete per far sì che lo strutto che è in eccesso vada dentro la vasca e il cicciolo rimanga solo la parte solida. Lo strutto che una volta era diciamo il prodotto principale nelle nostre campagne o comunque in generale quando ancora l'olio d'oliva era per pochi. Lo strutto che ancora ha una sua nobiltà perché per le cotture, per le fritture è ancora un ottimo prodotto. Direi molto, più che ottimo, e sta iniziando ad avere un mercato un po' più di nicchia, ad essere ricercato come una volta. Diciamo che c'è stato alcuni anni fa che insomma si era perso un po' questa usanza, questa abitudine di utilizzare lo strutto a favore degli oli diciamo vegetali, ma perché c'è stato questo ritorno? Perché si è capito poi che il prodotto è naturale. È un prodotto naturale e alla fine dei conti fa meno male dell'olio. Quindi adesso abbiamo visto questo processo di lavorazione, vediamo cosa succede dopo. Esattamente, adesso li passiamo nell'altra vasca e partirà il processo di salatura e dei suoi aromi, delle sue conce. Perché sono molto importanti, perché sono poi quelli che danno il tocco di classe del cicciolo. Il sapore e il gusto del cicciolo. Processo molto importante è quella della diciamo giusta dosaggio, la giusta ricetta e soprattutto il peso degli ingredienti che vanno all'interno dei ciccioli. Noi abbiamo visto sale, abbiamo visto pepe, ovviamente non ci sveli la tua ricetta perché è insomma vostra, quindi è quella che vi ha consentito anni. Esatto, è quella che vi ha consentito poi insomma di avere anche dei grandi riconoscimenti. Diciamo che è quello che dà il tocco magico finale anche al cicciolo, quindi tutti i prodotti naturali senza conservanti, e questo è un altro dettaglio molto importante. Molto importante, perché fare prodotti senza conservanti è ancora più difficile che mettere conservanti. Questo significa anche avere un occhio molto attento a quella che è l'igiene, insomma, di un stabilimento, di un salumificio come questo, insomma, aziendale. Si parte sempre dalla materia prima, che ci vuole una materia prima diversa, e poi si passa all'igiene dello stabilimento e tutto il resto. Dunque, questo è... noi abbiamo visto che tu hai soppesato attentamente gli ingredienti, che sono... proporzionati anche al peso dei ciccioli, no? Quindi è chiaro che tutto va dosato, quindi c'è anche un calcolo attento matematico. Percentuali. Percentuali, si vale percentuali.
Allora Rossano, prendiamoci questa concia e la mettiamo dentro i ciccioli. Ecco qua. Alla concia del cicciolo. Che va sapientemente mescolato, ovviamente. Esattamente, bisogna prima fare un buon letto di concia e poi iniziare a mescolare. Ancora molto fumanti, devo dire che è anche un ottimo profumo, eh? E questo non si può vedere in video, il profumo. Senti, intanto elenchiamo gli ingredienti senza sapere i quantitativi. Si possono, ce le puoi svelare questi almeno? Alcuni. Abbiamo detto sale, pepe, erbe aromatiche. Erbe aromatiche e poco altro. Insomma, non ce lo vuole svelare, ma comunque va bene così. Insomma, vediamo che comunque il prodotto viene mescolato e deve insomma amalgamarsi molto bene con tutto il... Deve essere impastata in modo uniforme alla carne, che in questo caso è già cicciolo. Senti, da un diciamo 100 kg di lardo, quanti chilogrammi di cicciolo ne escono e quanto di, diciamo, di olio che poi diventa strutto? Diciamo che purtroppo esce molto più olio che cicciolo, diciamo così. Le percentuali dipende un po' dal tempo di cottura, da tante cose, le percentuali di prodotto rimanente, diciamo. Quindi più la cottura è lunga, più ovviamente strutto esce. Esattamente. La caratteristica del vostro cicciolo, il cicciolo montanaro, no? Che non è il cicciolo frollo, quello che è magari più croccante, una descrizione. Una descrizione, la nostra caratteristica è una scelta impeccabile dei grassi da utilizzare, diciamo una selezione di grassi da utilizzare che non sono grassi banali, ma sono grassi un po' più ricercati, magari grassi. Quindi questo significa anche nel taglio del suino andare a ricercare quel grasso particolare che non sono tutti adatti per il cicciolo? Assolutamente no, ci sono grassi che danno buoni sapori e grassi che non si possono usare perché andrebbero a rovinare la sua bontà. Quindi insomma anche lì c'è una ricerca curata. Molto curata. Adesso il cicciolo è finito di mescolare, verrà lasciato riposare alcuni minuti e poi dopo inizieremo il processo di pressatura. Quindi quando praticamente viene compresso in modo tale che anche quel, diciamo, quell'olio, in eccesso venga, diciamo, portato fuori dal cicciolo e dalla formella. Esatto, così riusciamo a dare al cicciolo una buona durezza per essere pronto per il taglio. Lo vediamo. Questo contenitore viene riempito e adesso vediamo insomma che punto questa operazione di riempimento per poi dopo essere pressato. Esatto, e soprattutto questa rete ci permette, quando andremo ad aprire questo cestello, che avremo le forme già pressate, di avere le forme divise una dall'altra, perché sennò diventerebbe un blocco unico. Abbiamo messo una divisoria e la pressa inizia a pressare e inizia a far uscire lo strutto della prima forma. È un'operazione che richiede quanto tempo? Richiede circa 5 minuti e poi dopo si va a fare la seconda forma finché il cestello non è pieno. Quando il cestello è pieno verrà lasciata riposare tutta la notte per farci di tutta l'uscita dello strutto in eccesso. Abbiamo detto che questo cicciolo montanaro è arrivato premio. Allora, l'Accademia Italiana della Cucina con la sua delegazione Terre Modenesi ha consegnato dei premi in Appennino perché ci sono diciamo delle grandi professionalità sul territorio. Una di queste è tuo papà, che è stato il fondatore di questo salumificio, al quale è stato diciamo consegnato un riconoscimento, il diploma di buona cucina 2019. Il premio è Dino Villani, appunto, 2019, per i ciccioli montanari. Bene, noi adesso, prima di andare su e vedere questa formella pronta, vediamo cosa è avvenuto insomma in questa premiazione, che è stata fatta a Pavullo, sempre a Vie Cave, e abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della
delegazione Terre Modenesi, Rosalba Caffo Dallari, che ha premiato voi che avete fatto i ciccioli e non solo. Due premi in verità, uno alla di Buona Cucina per l'agriturismo via cave e un premio invece di produttivo, il premio Villani, per il salumificio Valdagrone, che ha avuto premiato un prodotto in particolare per i ciccioli montanari, che è un prodotto tipico della nostra montagna, tracciabile e di produzione veramente locale. Quindi io ho apprezzato questi due produttori, la ristoratrice e il produttore, e ho inviato a Milano la richiesta del premio, che è stata subito accordata, e questa sera abbiamo dato, diciamo, un riconoscimento tangibile. Noi abbiamo un'azienda tipo familiare, dove ci lavoro io, mia moglie e il figlio, e cerchiamo di fare le cose ancora come si faceva una volta, il meglio che riusciamo a fare. Facciamo dai ciccioli ai salami, alla coppa di testa, alla salsiccia, tutta roba del nostro, quasi tutto del nostro allevamento. I miei piatti sono più che altro i piatti della tradizione, con qualche anche variante ovviamente, però so, tagliatelle ai funghi, tortellini, ravioli, quindi la cacciagione, perché questa è anche la sede di una riserva faunistico-venatoria, per cui in autunno facciamo anche la cacciagione, quindi capriolo, cinghiale, fagiano. Questo è il cicciolo da Oscar che abbiamo appena visto fare, e adesso insomma ne vediamo il risultato finale, ma nel frattempo ci ha raggiunto anche Ferruccio, che abbiamo visto prima nel corso della premiazione. Ferruccio qua ha lasciato un testimone molto importante, il figlio. Bisogna. Insomma, un giudizio del figliolo, che vedo che insomma si è mosso bene in questi ciccioli. Sta mettendo tutta la sua volontà. Questo è molto importante. Allora, questo è il risultato finale, abbiamo detto, un cicciolo che al taglio si presenta molto bene e che insomma è per dei buon gustai, questo. Esattamente, è un cicciolo, diciamo, come una volta, fa rispecchiare i sapori delle vecchie tradizioni. Abbiamo visto quindi tutto il percorso abbastanza insomma impegnativo per fare un buon cicciolo montanaro. Ringrazio Ferruccio, che insomma ha dato vita a questo grande salumificio, Rossano, che ha raccolto il testimone, e cedo la linea a questo punto a Con i frutti della terra.